Scusi signora, desideravo parlarle. Lei è americana? Sì, è americana. Io mi chiamo Hartmann. Ho studiato filosofia ad Harvard per moltissimi anni, per quanto sia Oxford la mia vera alma mater. Ho anche studiato a Vienna. Adesso studio qui. Mi ci hanno messo qui. Dicono che ho violentato una bambina. Sono qui da molto tempo, non mi lasceranno mai uscire. Neanche lei ti lasceranno mai uscire. Te lo dicono, ma l'atto pratico lei resta qui. Non uscirà mai da qui. Perché crede? Noi proveniamo tutti da una fabbrica e a volte la fabbrica produce delle macchine difettose che non funzionano, perciò le mettono qui. Le macchine difettose non lo sanno di essere difettose, ma quelle della fabbrica lo sanno. Loro sanno che lei è una delle macchine che non funziona. Beh, forse abbiamo parlato abbastanza per oggi. Buonanotte. Cos'è successo, amico americano? Cos'è che l'ha turbato? Ah, la macchina difettosa non sa di essere difettosa. Lei ancora non ci crede. Non è convinto di essere una macchina difettosa. Conoscere se stessi è conoscere Dio, amico. La fabbrica lo sa, per questo l'hanno messa qui. Per questa ragione. Ma lo capirà un giorno. L'ho capito. Io l'ho già capito. Ho capito che lei è una macchina difettosa ed è per questo che la fabbrica l'ha messo qui. Vuole che le dica come mai lo so? Lo so perché io ci lavoro in quella fabbrica. Le faccio io le macchine.